parlare dell'olio significa toccare una dieta, che è la dieta mediterranea, che è patrimonio UNESCO. Significa toccare territori antichi che vivono di archeologia, di capacità di raccontarsi attraverso la storia. Significa parlare di una cultura del lavoro e di una cultura delle città, perché le città si snodavano, la vita degli abitanti di quelle città si snodavano intorno a quelle produzioni. La vendemmia e la raccolta delle olive rappresentavano per le città che hanno vissuto di questo i momenti fondamentali della loro vita. Diciamo, in altre è stato il tabacco, sì. In altre è integrato anche il tabacco, però le masserie sono come dire, anche costruite intorno a quel tipo di vita. Insomma, invitare i turisti a partecipare a queste iniziative non vuol dire invitarli soltanto a vedere dei monumenti, né invitarli soltanto a fare un giro nella campagna o nel mare, ma significa farli entrare nella storia e nelle radici di una comunità. Questo intendiamo noi per turismo esperienziale, con questa parola così, diciamo, ormai abusata. Cioè farli entrare nella comunità, farli diventare cittadini temporanei un po' assimilando parte delle radici che caratterizzano quella comunità. È folklore, ma è anche proprio storia, tradizione, identità.